Bentornati! Oggi andiamo a vedere senilità, ma prima è importante andare a riascoltare, oppure ad ascoltare se ancora non l'avete fatto, i podcast dedicati ad Italo Svevo e alle altre sue opere, tra cui Una vita. Vi ricordo che li trovate all'interno della playlist autori. Vi invito anche, se ancora non avete avuto occasione, ad iscrivervi al mio canale YouTube e anche a seguirmi qui su Spreaker. Così insieme potremo continuare a realizzare podcast. Andiamo quindi a vedere l'opera Senilità. Senilità racconta la storia di Emilio Brentani. E chi era Emilio? Era un 35enne, un impiegato in una società di assicurazioni, conosciuto in città come letterato per aver scritto un libro. Nonostante l'età, non aveva mai avuto una storia d'amore. E si sentiva pertanto amareggiato. Un giorno conobbe Angiolina. Angiolina era una bella ragazza, alta, snella, con i capelli lunghi e con i bellissimi occhi azzurri. Emilio rimase subito affascinato dalla bellezza e dalla grazia di Angiolina, ma si sentì di mettere in chiaro che sia la sua condizione economica che familiare non gli avrebbero consentito di sposarsi. Egli viveva infatti con la sorella Amalia, sempre pallida in volto, era bruttina, mentalmente più anziana e aveva un carattere introverso e schivo con il mondo esterno, tale da essere un peso anche per il fratello stesso. Angiolina lo sorprese dicendo che avrebbe accettato di vivere in modo frugale, più semplice, pur di stare quindi vicino alla persona amata. Brentani però si convinse del fatto che una donna così onesta avrebbe meritato al suo fianco un uomo più giovane e di rango superiore al suo. Emilio inizialmente voleva istruire Angiolina, la vedeva bella, ma per niente astuta. Alla fine, però, si rese conto che mentre stavano insieme, lei lo tradiva con altri uomini e quindi si sentì deriso. Restò deluso anche dall'amico e scultore Balli, che voleva imporgli le sue opinioni riguardo al comportamento che avrebbe dovuto tenere. Di fronte quindi a questa grande domanda, quindi lasciare oppure continuare ad avere una relazione con Angelina, Brentani era molto dubbioso perché da un lato si sentiva tradito dall'amata, dall'altro non sapeva come vivere senza di lei, che con la sua allegria lo metteva sempre di buon umore. E al contrario della sorella, che era sempre giù di morale. Pur di continuare la sua relazione, Emilio si trovò quindi ad accettare che cosa? Di avere un rapporto completo con l'amata solo dopo che lei si fosse concessa al Volpini, suo promesso sposo, quindi solo dopo questo evento. Nel frattempo, Amalia, la sorella di Emilio, si ammalò e quest'ultimo scoprì che beveva per soffocare il dolore per l'amore non corrisposto verso Stefano Balli. Dalla diagnosi effettuata dal dottor Corsini, un uomo sulla quarantina, si seppe che in realtà Amalia aveva una polmonite acuta e che forse non ce l'avrebbe fatta a sopravvivere. Solo con questo avvenimento allora Emilio si rese conto di quanto tempo aveva perso con una donna priva di sentimenti,
abbandonando una sorella che aveva bisogno di lui. Quindi decise di lasciare Angiolina con parole brusche, che non facevano pensare ad altro che ad una rottura definitiva. Amalia stava sempre peggio, il suo respiro diventava sempre più affannato e dopo poco tempo finì il suo travaglio morendo. Emilio voleva cercare di metabolizzare la morte della sorella, non portandosi troppo rancore e costruendosi una nuova vita, ma venne poi a sapere che Angiolina era fuggita con il cassiere di una banca per recarsi a Vienna, addirittura. E il romanzo si conclude con Emilio che nel ricordo delle due donne idealizza e confonde in un'unica persona la bellezza di Angiolina e il carattere della sorella. Questo romanzo fa riflettere e se pensate che sia stato utile, fatemelo sapere con un commento o mettendo un like, iscrivendovi al mio canale YouTube Diletta Martorana per rimanere sempre aggiornati, dato che pubblico giornalmente podcast. E ovviamente seguitemi anche qui su Spreaker. Vi auguro un buon proseguimento.